Allora, sto facendo l'insalata di patate. Io le patate le bollisco, ma non è una bollitura, con Magic Cookie. Dico non è una bollitura perché è una cottura a bassa temperatura. Quindi le proprietà nutrizionali rimangono comunque invariate. Ho messo le patate e io le sbuccio per via della mia allergia al nickel, e altrimenti si possono anche cuocere direttamente con la buccia oppure anche fatte a pezzi. Le metto nella casseruola e ci metto sopra un poco di acqua, diciamo quasi a coprire, ma non tantissima. Metto il coperchio e accendo. Fiamma alta fino a che si alza la calotta. Io sto usando il coperchio Smart Dynamic. Allora, appena si alza la calotta, abbasso la fiamma, altrimenti se avete il coperchio classico, fiamma alta fino al bollore e poi fiamma bassa. Ora la calotta si è alzata, potete vedere che è iniziato anche il bollore. Quindi io adesso abbasso la fiamma e continuo a cuocere. Sono cotte quando si infilzano bene con la forchetta. I minuti è impossibile dirlo perché insomma dipende tutto dalla grossezza delle patate, dal tipo di fornello, dalla potenza della fiamma, quindi bisogna provare. Vediamo se sono pronte. Sì, si infilza per bene, quindi spengo. Ora le tolgo dalla pentola, le faccio raffreddare e poi le condisco. Allora, eccola qui, l'ho condita con pomodori, rucola, tonno, ho messo delle uova sode, olio, sale e l'origano.